Ciao a tutti! Allora, oggi vi porterò un video un pochino diverso dal solito che non avete mai visto nel mio canale, ma me l'avete chiesto in tantissimo, come avrete già visto dal titolo. Il video di oggi sarà 20 cose su di me. Me l'avete chiesto veramente tanto, quindi io come sempre vi accontento. E iniziamo da subito, così non diventa lunghissimo questo video. Prima cosa, il mio nome. Mi chiamo Wesley Michelle Aguilera Mosquera. Ho due nomi, Wesley Michelle e poi Aguilera Mosquera, che sono i miei cognomi. Vi starete chiedendo perché ho due cognomi? In Ecuador si fa così: si mette il primo cognome del papà e il primo cognome della mamma. Quindi è questo. Come seconda cosa, sono nata il 31 dicembre 1999 alle 2:30 del pomeriggio. Sì, sono nata l'ultimo giorno dell'anno. Non è bellissimo come sembra, eh? Tutti dicono: oh, che bello, puoi festeggiare Capodanno e il tuo compleanno insieme. Invece no. Il mio compleanno se lo scordano sempre. Però va bene, ultimamente questi ultimi 2 anni non ho neanche festeggiato perché ormai boh, non mi interessa neanche tanto. Terza cosa, come avrete già fatto i conti, ho 20 anni. E tra poco ne faccio 21. E sono nata in Ecuador. La città è un po' piccolina. Proprio piccola piccola piccola, si chiama Valencia, proprio la città dove sono nata e ho Dove ho vissuto, si dice? Sì, penso di sì. dove ho vissuto finché sono venuta qua. Ho tre fratelli. Penso che mia sorella Yusi la conoscete già tutti, penso quasi tutti. Allora, dopo di me c'è mio fratello che ha 18 anni, poi c'è la Yusi che la conoscete quasi tutti, che ha 17 anni, e poi c'è la mia sorellina piccolina che ne ha 9. Io sono la più grande. Ho sempre sognato di avere un fratello più grande, una sorella più grande. Sarebbe stato meglio una sorella più grande, perché ho sempre voluto avere questa cosa tipo da una sorella maggiore che ti consiglia tutto quanto. E niente, però ho la mia mamma che è come una sorella maggiore per me. Sono venuta qua in Italia quando avevo 9 anni, il 21 luglio del 2009. Quando ne sono già passati tantissimi anni. 11 anni, sì. Madonna. Allora, io ho fatto tantissime scuole, me lo chiedete sempre che scuola ho fatto e ho fatto abbastanza scuole, cioè, intendendo dalle superiori, perché secondo me è una cosa un po' strana. Ma la terza media, bisogna iniziare a pensare a che cosa vuoi diventare tu da grande. Non lo so, magari questo è un mio pensiero, però secondo me siamo molto piccoli per decidere già a quell'età. Cosa vogliamo fare da grandi? Perché penso che molte persone, anche da grandi, 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 non sanno ancora che cosa vogliono dalla vita. E niente, non sapevo che cosa volevo dalla vita a quell'età. E quindi io ho fatto un bel po' di superiori. Ho fatto prima l'Einaudi, che sarebbe una scuola per segretaria d'azienda. E niente, non mi è piaciuto. Poi ho fatto linguistico, mi è piaciuto, però alla fine non era proprio come me l'aspettavo. Poi ho fatto 2 anni di Austin, che è una scuola un pochino più facile, una scuola tipo quella che sta facendo adesso mia sorella Yusi. È una scuola professionale, tipo, ti insegnano le cose dalle basi proprio. E io lì in questa scuola che ho fatto 2 anni ho preso l'attestato. Si fanno solamente 2 anni. Io ho preso l'attestato qua e quindi avevo fatto fino alla terza, perché lì si recupera un anno, mi sembra. 1 o 2 anni, non mi ricordo adesso. Poi, dopo, quando avevo preso l'attestato qua, potevo entrare direttamente in quarta all'Einaudi, sempre la prima scuola che avevo fatto, perché si trattava sempre di economia, l'attestato in economia d'azienda. E niente, alla fine anche lì non mi sono trovata bene, come già dall'inizio. Quindi niente, ho vinto così, io ho l'attestato. Il mio colore preferito, come avrete già notato, è il nero. Lo amo, sinceramente mi piace anche il bianco, il grigio, colori nude, non colori accesi o molto colorati. Però il mio colore preferito è il nero. Amo, amo, amo le canzoni latine. Amo, adoro proprio. Sinceramente non per offendere, ma io, cioè, non mi ci trovo tantissimo nelle canzoni italiane. Sì, mi piacciono alcune, ma non tantissimo. Mi piacciono molto di più le canzoni in spagnolo, le canzoni latine di boh, tutte, reggaeton, tutto, mi piacciono tutte. E niente, spero che non vi siate offesi, che non mi piacciono le canzoni Il italiane. mio cantante preferito, quando ero piccola, era Justin Bieber. Adesso è Sebastian Yatra. Lo amo, ha una voce. Se non lo conoscete, andate subito a cercarlo. Se volete, ovviamente.
ma ha una voce assurda, mi piace troppo, sembra canta in spagnolo. E, da tipo quattro mesi abito da sola, cioè con il mio ragazzo, e niente, all'inizio è stato un pochettino difficile. Se volete vi parlerò un pochino anche di questo, basta che me lo scrivete giù nei commenti se vi interessa come ho passato questa cosa, come ho vissuto questa cosa del fatto di staccarmi dalla mia famiglia, dai miei genitori e venire a vivere da sola. Se volete ve ne parlerò. E comunque sì, abito da sola, abito a Misano Adriatico. Sì, è un po' lontanino da Rimini dove abitavo prima. Non tantissimo, sono tipo 20 minuti, 30 minuti. Però sinceramente preferirei abitare molto più vicino a Rimini, così potrei vedere molto più spesso e quando vorrei la mia famiglia, la Selena, che mi manca davvero tanto. Oppure uscire semplicemente a fare un giro, perché qua a Misano non c'è niente. E poi gli autobus passano pochissimo dove abito io, quindi è così. Ho un cane. Se volete vi parlo anche della storia del mio cane, è una storia lunghissima, e si chiama Oggy, e è una storia molto buffa la sua, e poi ho anche una tartaruga. Il mio cane ce l'ho da 2 anni, invece la tartaruga ce l'ho da pochissimo, da tipo 1 mese, è una tartarughina piccola 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 che penso che l'avrete già vista nei miei video. Grazie per tutti i consigli che mi date, perché io non me ne intendevo per niente. Quando sono andata all'acquario a comprarla, io gli ho chiesto tutte le informazioni al signore che me la stava vendendo, però era proprio incapace, mi diceva, cioè non mi rispondeva alle domande che gli ho fatto, e tipo diceva l'acqua gliela devi cambiare una volta a settimana. Invece sono andata a leggere, mi sono informata tantissimo e bisogna cambiarla molto più spesso l'acqua. Io adesso sono un pochino esagerata forse, ma preferisco cambiargliela tutte le sere, perché sapevo che gli esplodono gli occhi se l'acqua è sporca. E vi ringrazio per tutti i consigli che mi avete dato per il mangiare, per il termometro, penso che si chiama quel coso per riscaldargli l'acqua, quindi grazie mille. E comunque il mio cane si chiama Oggy e la mia tartaruga si chiama Blue. E mi piacciono un sacco i vestiti sportivi, preferisco molto, cioè mille volte i vestiti sportivi, una maglia, una tuta, una felpa, le preferisco mille volte a un vestitino. Non mi ci trovo tanto bene con i vestiti tutti eleganti o tutte queste cose, no, sono molto più da vestiti molto scialli, una magliettina, quando è inverno una felpa, tutta così, non mi ci trovo con i vestiti troppo eleganti. Preferisco, parlando dei vestiti sportivi, preferisco mille volte assolutamente mettere scarpe sportive piuttosto che dei tacchi o anche scarpe alte, non sono fatte per me. Non ne ho nessuna, penso, forse uno o due, ma sono da mia mamma. Non mi ci trovo bene, non ci so camminare, poi io odio il male ai piedi, no. Preferisco mettere le mie adorate Vans, che tipo mi sa che le ho comprate 3 volte, perché mi si rompevano, io le ricompravo ancora. Io assolutamente preferisco scarpe sportive. Una ossessione che ho sono i profumi. Se volete ve ne potrei far vedere in un video tutti quelli che ho, ne ho davvero tanti, forse vi immaginate davvero davvero tanti, non sono così tanti, ma ne ho tanti. Sto cercando ultimamente di non comprarne più, perché sono veramente una malattia, penso, no dai, adesso una malattia è tanto, però è un'ossessione proprio. Sto cercando di usarne uno, di finirne uno e dopo inizio un altro, perché ne ho davvero davvero tanti. In questo momento quello che utilizzo è questo qua, che è buonissimo, è di questa marca qua, Jambal, che è una marca colombiana che non penso che si trova in giro. Io lo prendo da un'amica di mia mamma e sono profumi molto molto forti, non sono tipo odore di rose o solamente acqua di colonia, sono molto molto forti perché io amo i profumi forti, mi piacciono troppo i profumi, troppo troppo troppo. Una cosa di me è che sono molto 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 timida, sono anche molto paurosa. Nel senso che qualsiasi cosa magari mi fa veramente paura e anche cose, nel senso sono molto ansiosa e non lo so, qualsiasi cosa mi fa abbastanza paura, mi fa venire i brividi e tutto.
Sì, sono molto timida, non, sinceramente con le persone che non con, cioè, le persone che non mi conoscono io non è che ci parlo chissà quanto. Sono una persona molto che se non mi vengono a parlare io non parlo perché sono molto timida, come ho detto fino adesso, sì. Prima lo ero molto molto di più, ultimamente sto cercando di cambiare perché non fa bene. Nel senso che è molto meglio essere una persona aperta, cercare di parlare e tutto quanto, però sì, ci è voluto davvero tanto ad arrivare a come sono adesso, che magari riesco a parlare un pochettino di più, perché sono stata veramente, veramente molto, molto timida, moltissimo. So due lingue, lo spagnolo e l'italiano, e sinceramente penso a questo punto della mia vita di sapere di molto di più l'italiano che lo spagnolo. Cioè, per parlare lo spagnolo dovrei proprio pensarci, tradurlo nella mia testa e parlarlo. Lo capisco benissimo. Se devo parlarlo, lo parlo, faccio un po' fatica e si sente abbastanza l'accento tipo italiano, che è una cosa di cui non ne vado tanto fiera, perché ovviamente sapere tante lingue è molto meglio. Comunque dai, me la cavo con tutte e due. Non so perfettamente l'italiano, non so perfettamente lo spagnolo, però so parlarli. Sono fidanzata da 1 anno e mezzo, penso che le persone che mi seguono anche su Instagram lo conoscono benissimo, il mio ragazzo si chiama Sebastian. Sto con lui da 1 anno e 4 mesi, il 3 di ottobre facciamo 1 anno e mezzo, 1 anno e 5 mesi, mamma mia, come passa il tempo. E niente, io lo amo troppo. Beh, se non lo conoscete vi lascerò una foto qua con lui. E l'ultima cosa, perché siamo arrivati alla 20ª, per chi non lo sapesse, per chi non mi segue o mi segue da poco, oppure questo è il primo video che vede, sono incinta. E sono così felice. Sono veramente, veramente a questo punto della mia vita la persona più felice del mondo, penso. Sinceramente muoio di paura per il parto e ultimamente non ci pensavo neanche al fatto che dovevo conoscerlo e pensavo solamente alla paura per il parto e ultimamente non sono più calcetti, sono proprio movimenti, senti le onde e senti i piedini che lui gli spinge cioè contro la pancia e io a sentirlo. Oh, mamma mia, è la cosa più bella del mondo. Non vedo proprio l'ora di conoscerlo e sono innamorata di questo piccolino. Per chi non lo sapesse, è maschio e si chiamerà Matias de Jesus. E avrà tutti e due cognomi perché è latino. Dato che il mio ragazzo è colombiano, è latino 100%. Avrà tutti e due cognomi, sia quello del mio ragazzo che il mio. E niente. E è finito così. Se volete un altro video dove vi dico altre cose altre cose su di me, basta che me lo scrivete giù nei commenti, che io assolutamente, assolutamente lo farò un altro video se vi interessa sapere molte più cose di me. Era un video abbastanza corto, ma spero che vi piaccia molto. E io mi sono anche divertita, poi ci ho dovuto anche pensare prima per ricordarmi tutte queste cose, anche se sono cose banali comunque. E sì, ci ho messo un pochettino a scrivermele e a ricordarmele tutte. È finito così. E se avete qualsiasi domanda, come vi dico sempre, basta che me lo scrivete sul mio Instagram che ve lo lascerò qui e sotto nel link, nell'info box, non so come si dice. Va bene. E niente, io vi mando un bacione enorme e grazie, grazie, grazie. Stiamo per arrivare a 10.000 iscritti, mi sembra. E io vi amo troppo, troppo, troppo. Vedetemi gli occhi che sono lucidi, sì, mi viene da piangere perché non pensavo veramente in così poco tempo arrivare già a 10.000 iscritti. Veramente è una cosa che non saprei come ringraziarvi. Niente. Io vi amo e vi ringrazio ancora mille mille volte. Volevo dirvi una cosa, dato che mi chiedete sempre di salutarvi, facciamo che, non lo so, chi scrive più commenti sotto questo video, nella prossima
e nel prossimo video saluterò 5 persone. 5 persone che di quelle che hanno scritto molto di più in questo, cioè sotto, nei commenti, ce la faccio a parlare, ok? Grande Michelle. E così vi posso salutare nel prossimo video. Faccio salutare il mio piccolo Mattias. Un attimo. Sì, non so se riuscite a vederlo. Il mio piccolino cresce. Allora, non si vede. Il mio piccolino cresce, cresce, cresce. E manca davvero, davvero poco per la sua nascita. Io sono veramente tanto ansiosa. E comunque lui mi manda un calcetto di amore. Vi manda un bacione e noi ci vediamo in un prossimo video. Se volete scrivermi prima, basta che mi scrivete sul mio Instagram, che io vi rispondo sempre, 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 sempre. Vi amo!